Salve la gente di Gabbi e benvenuti nel mio spaziosissimo ascensore. Sentite la musichetta, che rilassante. A me piace, io potrei tranquillamente mettermi un letto e dormire qua in questo ascensore. Ma non lo farò perché questo ascensore ha bisogno di una sistemata. Comunque benvenuti su Floor Plan. Ecco, quello è il Gabbi stupido. Quello è la versione stupida di me. E ora devo vestirlo. Copriti, nudista. Oh, eccola. Però ha bisogno anche di un cappello, vedete, ha bisogno delle scarpe e del cappello. C'è qualcos'altro per me. Ah, grazie Matilde, mi hanno portato la mia tazza di caffè. Vuota! Che succede? Vabbè, la metterò qui, con le altre cose. Niente ragazzi, temo che dovremo andare in viaggio, temo che dovremo cambiare piano. Adesso siamo al piano numero 12, beh, io adesso andrò al piano numero 4. Stiamo salendo, terzo, quarto. Ehi, e tu chi sei? La vuoi piantare di star là a ciondolare? Devi lavorare! Non vedi i grafici? Dobbiamo... fare roba! Assieme! Diventare potenti! Hai bisogno di crescere, eh? Cosa vuoi? Cosa dici? Quella è una tazza di... Oh! Ora ho capito, vuoi del caffè? Aspetta! Perché bisogna risolvere! Magari se gli do del buon caffè, vuoi un po' di buon caffè? Vuoi un po' di buon caffè? Oh! Si è svegliata! Ah! Non lo vuole! Vuole quello forse. Scusami signora pianta, ho capito le tue necessità. Tu hai bisogno di buonissima acqua. E io ti darò un torrente d'acqua. Ma ragazzi, dobbiamo trovare. C'è anche un piano segreto che non c'è. Tornerò da te signora pianta. Ma aspetti. Allora, prima di tutto voglio riempire la mia tazza di caffè. Ma non la darò a lei, la darò ad una persona bisognosa più avanti. Ci vediamo signora pianta. Andiamo per ordine. Il piano numero 2 cosa c'è? C'è qualcuno qua. Il Grinch. Dov'è il Grinch? La porta è chiusa a chiave. Bisogna trovare una chiave. Me ne vado di qui. Non voglio morire oggi. La morte più brutta è la morte chiusa in un ascensore. Wow. Oh, vedete, c'è il casco che devo prendere, ma non posso perché c'è la lava. Qui ci vuole un torrente d'acqua. Vabbè, andiamo avanti, torniamo. Ma andiamo al quinto. Nella neve! Ehi! Signor pupazzo, come va? Lo so che fa freddo. Oh, santo cielo. Avresti un po' d'acqua da darmi? Aspetta, non è che se riscaldo quella stalactite... Vuoi una tazza da calda? Come non vuoi una tazza da calda del caffè? Cosa vuoi? Oh, parla italiano! Sto pupazzo, non parla italiano, non riesco a capire cosa vuoi, cosa c'è? Allora, la fabbrica di carne. Cosa posso fare qua? Vabbè, andiamo al piano numero 6, torno dopo, pupazzo! Devo capire tutte le necessità, ma per ora solo un caffè. Allora, vediamo. Oh, signore! Signore, la chiave! È al cimitero! Oh! Ho capito. A loro serve il caffè, a loro, per svegliarlo. Prenda sto caffè. Guarda. Bene. Oh, devi aiutarmi. Che stai facendo? Scemo. Ma che cacchio. Va bene. Sì. Ok. Giusto. Lavora. Più veloce. Ok. Ragazzi, possiamo andare al cimitero. Bene. Ho la chiave del teschio. Sto gioco è troppo bello. Mamma mia, è bellissimo stare qui. Ok, ora possiamo aprire la porta. Non c'è fantasmi. Chi c'è? Che c'è? C'è una tomba. E qua mi serve la pala. Ma come ottengo la pala se il pupazzo non me la dava? Signor pupazzo, ho bisogno di quella pala. Signor pupazzo. Oh. Hai visto? Ah, ok. Praticamente quello che mi ha svegliato in sopra ha fatto rumori di sotto e ci ha dato la pala. E allora va tutto bene, signor pupazzo. Tornerò a ringraziarla e per lo stipendio ne parliamo il prossimo Natale. Ok ragazzi, abbiamo la pala. Tutto combacia. Ragazzi, usiamo la pala. Vai. Papyrus. Ciao a tutti ragazzi, sono il buon Papyrus, sono tornato. Bene Papyrus, abbiamo bisogno di te, del tuo aiuto. Oh, torna qua Papyrus. Papyrus, Papyrus. Allora, voglio vedere se con la pala posso prendere l'oggetto. No! Oh, ma posso farmi una torcia? E questo servirà per il pupazzo, che è sempre freddo, lo sciolgo. Oh ragazzi, adesso andiamo. Guarda Papyrus, guarda. Gli faccio il colpo allo scherzo di Natale. Guarda qua pupazzino. Non lo vuoi?
E invece sì. Perché rubavi il lavoro ai macellai? Oh, santo cielo. Mi dispiace, ragazzi. Però veramente era uno scansafatiche unico. Dovevo liberarmene. Ora è in un posto migliore. Magari sarà diventato anche acqua. Abbiamo un bellissimo cappello che mi metto in testa. O la metto qua. Gli stivali, questi servivano. Ok, ok. Abbiamo la tuta del Natale. Mettiamo uno degli stivali. Ma solo uno, ce ne serve un altro, santa benedizione. E allora come fare? Oh, ma che qua? Si sono sbloccati nuovi piani. Maria? Vabbè, andiamo al piano numero 7 allora. Andiamo al piano dello sputapalline. Lo spup. Lo sputapalline. Voglio vedere che succede qua, al piano dello sputapalline. Il signore dello sputapalline. Oh, che bello. Voglio giocare, mi dai la pallina? Ah, serve una moneta. Nulla è gratis in questo mondo. Guarda che bello, c'era anche l'ape Maya lì. Ci vediamo dopo dal fratello Birillo. Andiamo dal fratello Birillo a vedere cos'ha fratello Birillo. Fratello Birillo. Puru. Papyrus, facciamo un gioco? Scusami Papyrus. Vai. Niente Papyrus, non sei capace. Non sei capace di giocare a bullying, cavolo. Io che volevo dire. Andiamo da Mister Salvadanaio. Lui avrà i soldi, vero? Mister Salvadanaio! Sono qua per il denaro che devo riscuotere dal tuo capo. Me lo dai? Ma che cacchio vuoi? Ah, vuoi il cappello, è vero. Tu vuoi il cappello? Ecco! Esatto! Facciamo uno scambio equo. Facciamo uno scambio equo. Tu mi dai quello, io mi prendo quello. Oh, sì! Me lo dai? Dammi il denaro! Non hanno usato il mio Papyrus, scemo! Non mi dà soldi, mi ha rubato un cappello, non mi ha dato niente! Tornerò, Tornerò! Andiamo! Ragazzi! Oh, sì! Sì! Far web! C'è qualcosa... piacere, non ho niente! Cosa vuoi? Vuoi Papyrus? È un omaggio! Non spararmi, spara lui che non ha problemi, è già morto. Vediamo. Cacchio, me l'hai ucciso. Sei scemo. Già era poverino, era morto. E tu anche gli spari, sei scemo sei. Cacchio, me ne vado. Maledetto, più mannaggia. Ragazzi, oh, qua sono tutti pazzi. Ah, questa è ancora la stanza. Cosa gli manca? Vedete che là c'è il quadro. Ah, ho capito. Ragazzi, ho capito ora cosa devo fare. Devo bruciare la corda. Devo bruciare la corda così la pianta acqua. Sì! Sorella pianta. Mi ha dato del denaro. Ecco da chi devo andare. Grazie signora pianta. Namaste. Doso. Porcellino curioso. Lo vuoi, eh? Il denaro ti piaceva. E ora mi dai la monetina. E ora possiamo andare dal signore delle caramelle. Caramelle. Con questo super soldo de... Peperoni. Abbiamo tutti i dobloni. Guarda. Ti ho tirato in faccia. Come? Troppo grande? Che succede? È troppo grande. Dobbiamo rimpicciolirlo. Vediamo. Se io metto la moneta qua, si rimpicciolisce? Ah, ho capito. Oh, perché qua diventa... siccome quella stanza è la stessa stanza dell'inizio. Oh, ho capito. Sono un genio. L'ho fatta diventare piccola così. Perché è la stessa stanza. Dammi la monetina. Mamma mia, ragazzi. Che mente. Che mente da demente. Ma ci abbiamo la monetina. E ora. Dammi. Oh, grazie mille. Come era prevedibile, è volato e si è schiantato addosso alla roccia. Ho capito, ragazzi. Vai, pallina, vai. Scusi, torno subito. Ho un'idea. Vedete, questa pallina è troppo piccola. È troppo piccola. Quindi dobbiamo andare nella sala lounge. Lasciare la pallina qui, no? Vedete che è piccola. Ma se noi adesso andiamo in quell'altra stanza, facciamo il contrario e diventa grande, no? I'm a genius, ragazzi. Cioè, è easy. Oh, ora abbiamo una bella palla da bowling che possiamo usare. Ma
Dopo un po' questo gioco inizia a capire i meccanismi, ma sono veramente belli, mi piace un casino. È uno dei giochi più belli. Ora vai pallina, mamma mia. E ho il premio. Aspetta che arriva il premio. Aspetta che arriva il premio. Guarda, questo è una pistola, credo. Bellissima. Credo che questa pistola dovrebbe aiutare il poliziotto. Guarda, spara pure. Santo cielo, Papyrus. Tutto bene? Ehi, pistola. Anch'io una pistola. Vieni qua. Vieni qua. Hai un numero segreto. Guardalo. Ladro. Ladro. C'era il numero B. Oh. Oh, scappo. Scappo. Hai capito? Era un finto sceriffo. Abbiamo un nuovo piano. Il piano sottomarino. Ah! Wow. In fondo. Sto morendo. Sto morendo. Sono morto. Non posso andare lì. Mi sa che proverò ad andare di nuovo dai lavoratori. Dov'è che erano? Torniamo dai lavoratori. Voglio fargli conoscere un mio nuovo amico. Sai perché? Perché tu potresti con la tua testa dura spaccare la finestra. Ah no? E... ah, lui non vuole il teschio. Vietato il teschio. Vietato il teschio. Hai paura. Sta scappando. Secondo me spaccherà la finestra. Il teschio lo sta seguendo. Che succede? Guardalo. Vai, attacca. Guardilo. Ok, vi lascio fare conoscenza. Io, devo controllare qualcosa. C'è qualcosa che manca. Oh, oh, dal teschio è successo qualcosa. Oh no, guardate cosa è successo. È morto quello di prima che si è schiantato. Oh cacchio. Posso prendere qualcosa qui? Oh, guardate, posso avvicinare questo. Che succede? Che cosa ho fatto? Mi sto privando di tutti gli oggetti. Oh, ok, guardate, c'è un mattone qua. Non so come ci è finito. Spacco la finestra, è vero? Il mattone serve per spaccare la finestra. Sì, sì, così devo scappare. Oh, c'è la pulizia. Ah, ah, è caduto qui. Ah, ha liberato il tizio. Ha liberato il tizio che è morto. Sei libero. Sei libero e mi ha dato un'altra pallina. La metto qua. E una maschera da sub. Sì, sì, sì. Ah, sì ragazzi, possiamo andare. Possiamo andare, adesso possiamo respirare sott'acqua. Nice, ecco cosa serviva. Ah, non frega niente, ora posso respirare. Alleluia. No, aspetta, voglio provare una cosa. La pianta. Se io chiudo l'ascensore, quindi l'acqua rimane qui dentro. Stiamo portando l'acqua. Non ci credo, che succede? Ciao pianta. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Cavolo. Cavolo, sto spaccando tutti i piani. Ah, sta andando tipo stra in alto. La pianta è posseduta. It's possessed. It's possessed. It's possessed, boys. Secondo me è andata dall'ape. Vediamo. Sì, ok. Signora, c'è un fiore per lei. Venga qui, signora ape. Eccola qua, eccola qua, eccola qua, eccola qua. Eccola qua, mi dà il miele. Signora Ape, posso... che cosa? Ah, tu hai la ciabatta, hai la mia ciabatta. No! La mia ciabatta. Maialino, te bagni sta robetta? Ah, se la bagna! Bravo! Cosa... che schifo. Cos'è sta roba? Ora ve la mostro. Ah, eccola. Ora vi ho una sostanza gigante. E ora adesso andiamo dal fiore... e voglio intrappolare l'ape Maya. Ora intrappoleremo l'ape Maya. Signora ape Maya, divertiti. Anzi, ci divertiremo noi tra poco. Lo scherzo. Lo scherzo più bello del secolo. Ragazzi, quanto sono cattivo. Ok, sì, 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 bellina apina. Vieni qua, vieni qua. Oh, oh, si è incastrata. Che succede? Oh, non può più andare in giro. Non può più andare in giro. O forse sì. Ecco, si è liberata, ma mi ha lasciato la ciabatta. Bene, l'abbiamo presa, ottimo. E ok, qua abbiamo fatto un'altra cosa che volevo fare. È che ho capito forse come fregare il robot. Perché lui non è che deve sparare, lui aumenta. Bene, metti il tuo braccio. Metti il tuo braccio. Spam! Gli ho levato il braccio. Sapevo. Adesso io so dove devo andare, aspetta.
devo andare al piano del pupazzo di neve. E ora forse posso prendere qualcosa dalla carne, dato che qua non mi faceva prendere. Vediamo. Vediamo. Ehi là. Sembra carne di maiale, però. Cioè, allora quel maiale di prima. Oh, ecco la fine che ha fatto. Bene. Allora, ciabattina del ciabattone. L'abbiamo messa. Oh, finalmente è caduto. Ci manca solo un pezzo. E quel pezzo si trova nella lava. Ma non credo che devo cucinare la carne. Forse devo darla ai pesci. Magari c'è un pesce cane, no? Se c'è un pesce cane, posso dare la carne al pesce cane. Spero. Spero. Se ho pesce cane. Tutta bagnata. Vieni, pisciolino. Vieni, pisciolino. Adesso prepariamoci, ragazzi. Dobbiamo andare al terzo piano. Bravo, 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 bravo. Si è rimasto dentro. Oh no. Oh no. Sì, è rimasto dentro. C'è un pisciolino. Adesso tu vai. Vai, vai là, appunto. Perfetto, perfetto, ragazzi. Sono entrambi caduti lì dentro. Ora forse il pesciolino mi prende l'elmetto, no? Lo prendi tu? Vediamo se lo prende. Sto facendo qualcosa. Sì, lo sta portando. Bravo, bravo cagnolino. Bravo, bravo, mamma mia. Sei un grande. Vola felice. Oh, me l'ha portato. È gentilissimo. E quindi, ragazzi, abbiamo tutto. Ma mi chiedo, a cosa serve sta tuta? Non l'ho mai capito, non lo so ancora. Aspettavo voi, ragazzi, per capirlo. Mettiamola e vediamo che succede. Oh. Oh. Allora? Allora? Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo, ragazzi. Ah! 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 Bam, bam. Ragazzi. Ok. Ce l'ho! Ce l'ho tutta! E ora il piano segreto. Il piano segreto. Aiuto! Che sarà? Prepariamo. Cos'è? È lo scienziato! È il vecchio saggio! Vecchio saggio, sei stato tu! Ah, Rocket! Devo andare nello spazio! Sto salendo! Allora, era una missione spaziale! 40° piano! 50, se sa, aiuto! Ragazzi, guardate! Sono nello spazio! Oh, bellissimo! E c'è il maiale, guardate! Ecco cosa c'è nello spazio, il pianeta maiale! Oh, oh! E gli alieni esistono! Ah! Questo era un bel gioco, devo dire. Mi è strapiaciuto. Piano punto di domanda. Grandi! Veramente un bel bel gioco. Uno dei più belli. Ragazzi, e voi che ne pensate? Spero vi sia piaciuto. A me veramente è un'esperienza bellissima. Mi è stradivertito. Mi ha tirato anche sul morale. Non so, ma sto potere arcano. E fatemi sapere se volete vedere altri giochi di questo tipo, perché sono bellissimi. Vi ringrazio per la visione invece di questo e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!